continuano a dire bisogna fare la riforma delle, sono 20 anni anche questa Piccelli sera Maria, continuava a dire sono 20 anni che non si fa niente. Dice, ma tu di che partito sei? Dove era il tuo partito in questi 20 anni? Era nelle catacombe, ha governato 9 anni e il centrodestra ne ha governati 11, quindi dire non abbiamo fatto niente, no, non hanno fatto niente. Invece dicono sempre, adesso approfittando del fatto che Renzi non c'era, hanno finito che non c'era nessuno. Renzi non c'era, ma gli altri c'erano tutti. Se voi guardate che c'è intorno a Renzi, chi è che sostiene Renzi del PD? Mica solo la Bossi, mica solo la Bonafè, mica solo quei 4 o 5 ragazzotti che si è portato dietro la direzione. I sostenitori di Renzi che gli hanno fatto vincere il congresso e le primarie si chiamano Fassino. Non c'era Fassino in questi anni, ma c'era, ha dato tutto, ministro, segretario, sindaco, qualsiasi cosa. Veltroni non c'era, vice premier, ministro, sindaco, di tutto, segretario, fondatore del partito. Franceschini non c'era, vice premier, ministro, segretario, di tutto, gli manca sindaco. Possiamo andare avanti, cioè, mai in posizione c'è rimasto il bello Fassina che ci va, poca roba direi, gli altri stanno tutti con Renzi, persino D'Alema che ha fatto finta di litigare sta troppo ottenendo a Renzi, anzi per dargli una mano gli ha dato un po', no? Perché si è andato a favore di danneggiare, quindi l'altro gli ha detto vuoi dargli una mano, fai finta che sei voto, così prego qualche volta. Sulla giustizia continuano a dire adesso basta, adesso bisogna fare la riforma della giustizia, credo sia prevista per maggio, sapete che ogni mese c'è una, no? Sono contento che qualcuno cominci a ridere, perché io il giorno in cui ha detto una riforma al mese, io ho detto ma di che anno? Febbraio, legge elettorale. Ancora c'è, hanno approvato in una camera e solo per la camera, c'è una legge elettorale per uno solo dei due atti del Parlamento, una roba dall'altro mondo. Febbraio invece elettorale, tra l'altro era il 24 febbraio quando è arrivato il governo Renzi, ma che ti salta in mente di dire febbraio, legge, mancano 6 giorni, anzi no, perché c'è 28 giorni febbraio, ne mancavano 4, febbraio legge elettorale, ma come, ma di che anno? E lì che mi è venuto di dire, ma di che anno? E febbraio era finito, e ci ha detto basta, febbraio legge elettorale, marzo Giovanni, ho visto qualcosa. C'è un progetto di legge delega che incarica il governo di fare una roba entro i prossimi 2 anni, marzo, giovedì, aprile, che c'era da aprile? Aprile non ci dormire, piogge, mi ricordo cosa aveva inventato da aprile, maggio, fisco, giugno, giustizia, luglio, vacanze, spero. Vista la fatica che farà, giustizia, la giustizia cosa? Ma sapete che in questi 20 anni quante volte hanno riformato la giustizia? Ci sono state in questi 20 anni 110 leggi in materia di giustizia, tutte invariabilmente venivano presentate come riforme che avrebbero spedito i tempi della giustizia, l'avrebbero resa più veloce e più efficiente. Volta che facevano una, la giustizia diventava un po' più lenta e un po' più inefficiente. In 20 anni sono raddoppiati i tempi della giustizia, hanno fatto 110 leggi per abbreviare, il risultato li hanno raddoppiati. La domanda è, o hanno sbagliato 110 volte la ricetta, oppure l'hanno fatto apposta. Nel primo caso sono dei coglioni, nel secondo caso sono dei mascalzoni, perché ci sono riusciti a fare quello che volevano fare, cioè a raddoppiare i tempi della giustizia.
allora con che faccia dicono non si è fatto niente, magari non si fosse fatto niente, se non si faceva niente la giustizia era ancora salvabile, perché era quella libertà di fare, il Dharma è che ci hanno lavorato. Come dice Carlo Cipolla, non c'è niente di più pericoloso del cretino attivo, perché il cretino passivo può fare un lore, fa pochi danni, ma quello attivo è tremendo, che fa dei danni terrificanti, non si ferma mai, è un cretino infaticabile, lavora 24 ore su 24, fa cazzate senza soluzione di continuità, non riposa mai, non va mai in fede il cretino attivo. Io temo che noi siamo stati governati in questi vent'anni da un mix di cretini attivi e di delinquenti attivissimi. Alcuni sapevano esattamente quello che facevano e altri non lo sapevano, ma facevano gli stessi danni.